credo che quello che è importante dire è che oggi una delle risorse che si dice sempre è fondamentale per questi territori è il turismo. Bisogna però raccontare anche che il turismo oggi ha bisogno di aree, di comunità che vivono, e quindi la prima cosa che bisogna fare anche per attirare il turista è creare comunità pastorizie, agricole, che vivono e che diventano attrattiva anche per chi vuole venire a fare un turismo di un certo tipo, perché oggi questa è una delle richieste che viene fatta, è quella della narrazione del territorio, di raccontare un territorio che se però non ha nulla da raccontare ma è una cosa artefatta solo per il turista, non serve a nulla. Ecco perché è bene riscoprire queste tradizioni e riscoprire la capacità di fare non solo la pastorizia in questo caso, che è una delle attività principali di queste zone, ma anche cultura, in modo da poterla raccontare. La cultura e il museo serve ad attirare qualcuno a venire anche a visitare questi luoghi. A proposito di cultura, il vescovo dell'Aquila lamenta il fatto che purtroppo c'è un grosso ritardo nella ricostruzione del patrimonio ecclesiastico, che è notevole, ha anche un'importanza, anche perché c'è una normativa per la quale insomma è un appalto pubblico, a differenza di quello che avvede nel cratere sismico 2016-2017. Ci sono novità da questo punto di vista? Allora, questa è una cosa che mi è stata sottoposta, ovviamente ci siamo trovati con la legislazione già in corso e la stiamo affrontando. Anche questo è un altro tema che affrontiamo con l'USRC e l'USRA in particolare in questo caso, perché chiaramente è venuto fuori adesso dai dati alla mano che le chiese sono di fatto rimaste fuori, la maggior parte delle chiese. Sicuramente si possono applicare delle norme speciali che sono state applicate anche per il cratere del centro Italia anche all'Abruzzo. È mio obiettivo entro fine anno uniformare tutte queste normative, perché non ha più senso che ci siano disparità anche di trattamento. Questa è una notizia. Per quanto riguarda la notizia importanza attesa qui, ecco, per quanto riguarda la copertura finanziaria della ricostruzione 2009. La copertura finanziaria c'è, è rifinanziata fino alla settimana, due settimane fa, il 700 milioni di euro del CIPE spostati, c'è ancora 1 miliardo da assegnare, quindi i soldi ci sono, bisogna fare la programmazione, ho già dato mandato da un mesetto a questa parte al direttore della struttura di missione proprio di avviare il processo per rivedere i piani pluriennali in modo da sapere quante risorse assegnare e a quale destinazione, anche le chiese eventualmente. L'ultima domanda è per quanto riguarda invece, ecco, questi paesi si stanno spopolando, non solo qui, tutto l'arco di Appennino, anche le aree terremotate sono di sua competenza. Va bene le grandi opere, si spendono giustamente miliardi per le grandi opere, voi siete un po' critici. Qui sfonda una sul porta tema. Aperta. Ecco. Ovviamente qui sfonda una porta aperta. Io sposterei tutto quello che viene destinato alle grandi opere che ritengo inutili, tra l'altro, rispetto invece ad altre necessità di altri territori. Qui si sta lavorando molto con il progetto Restart, il programma Restart, che adesso ha preso una nuova vitalità che vede i comuni che insieme cercano di trovare delle modalità di attuazione, e lì ci sono delle risorse disponibili ancora. Ultima domanda ad obbligo, questo governo reggerà oppure non solo il Movimento 5 Stelle, un po' tutti i partiti, alla fine è meglio che questo governo vada avanti, perché insomma perdere uno stipendio così consistente sarebbe un peccato. No, guardi, lo stipendio è l'ultimo dei miei problemi, ce lo tagliamo, ma anche i nostri colleghi, quindi assolutamente. Questo governo non ha alternative, io credo che questo sia l'unico dato di fatto, questo è un governo che sta facendo cose. E io vorrei raccontare una verità diversa. Il Movimento 5 Stelle non è per il no, il Movimento 5 Stelle è per fare cose, e per fare cose utili al Paese. A volte qualche no bisogna dirlo, e abbiamo detto tanti sì però, ma tanti, tanti sì, è su quelli che bisogna puntare. Quindi io credo che questo governo debba andare avanti per il bene del Paese e non ci sono molte alternative. Quindi siete per il sì anche per il mandato Otto Snam, che tra l'altro passerà su queste aree? Non conosco i dettagli della, quindi se mi chiedi una cosa così specifica dovrei andare a vedere il dettaglio, per cui Noi abbiamo tutti il dovere, dai punti di vista istituzionali transitori che ciascuno di noi esprime, di valorizzare il dato che abbiamo conquistato negli anni passati, quello cioè dalla stabilità finanziaria per completare la ricostruzione, per destinare una quota di quelle risorse
allo sviluppo economico e sociale, certo, anche del turismo, e per far sì che la ricostruzione si svolga speditamente nel rispetto delle regole. Ora, chi ha la responsabilità di governo deve provvedere innanzitutto a questo. Il turismo e le altre leve per lo sviluppo, certo, costituiscono obiettivi assolutamente condivisibili, tanto più che di fronte ai territori del cratere, all'Aquila, ai territori del cratere, vi è un grande interrogativo. Una volta che i borghi, gli edifici, le strutture saranno ricostruite, quale sarà il destino di questi paesi, di questi territori, di queste città? Questo è il tema, il grande tema. Alcune scelte sono state fatte, altre devono essere fatte. Il turismo è indiscutibilmente una leva, guai a noi se pensassimo che è l'unica leva possibile. Si può ritenere che sia la principale, si può ritenere che sia la migliore, ma non è l'unica. Certo, bisogna far sì che le imprese, i giovani vengano sostenute adeguatamente. Questo è un primo passo di una ripresa socio-economica condivisa da 6 comuni che si sono messi insieme per fare un progetto di territorio. In ogni comune verrà fatta un'opera che sarà collegata con gli altri comuni, quindi ci sarà un circuito sia gastronomico, sia culturale, sia turistico, perché la persona che viene a visitare questi territori non andrà in un comune e poi dice non so dove andare, ma potrà vivere nei nostri borghi la tranquillità, la serenità, la cultura, la storia di tutti questi borghi. Questa è una scommessa, è una nostra scommessa. Ecco, questa struttura, ecco, come è stata finanziata? Ecco, parliamo un po' di come è stata valorizzata. Questa è una struttura che è nata nel 2004, cioè iniziata nel 2004. La ricostruzione è stata finanziata con fondi del Ministero dell'Ambiente. 700.000 euro sono stati destinati a questa struttura. Poi purtroppo è andata avanti con gli anni, dopo cambiano i presidenti nel parco, quindi anche lì ci sono state delle problematiche, perché cambiando poi si deve ricominciare casomai la burocrazia un po' da capo. Nel 2000, dopo il terremoto, ho ripreso un po' questa situazione con i presidenti successivi, abbiamo iniziato già con Diagonale a ragionare su come continuare i lavori, e poi ecco, il presidente Navarra gli ho chiesto di fare un ultimo sforzo, perché era pronta, era tutto a posto, ma mancava tutto il piano di sicurezza antincendio. Qui c'è anche un auditorium sostanzialmente. Esatto, questo adesso lo vogliamo far diventare un auditorium, ma questo dovrebbe diventare una sala convegni per tutti e 6 comuni, quindi quando noi ad esempio non abbiamo strutture così grandi, quindi si può venire qui a fare più di 200 posti, quindi si può venire qua a fare convegni e poi si torna nei vari borghi, quindi questo deve essere... Negli altri comuni invece quali sono le opere? Negli altri comuni, beh, dove c'è un parco naturalistico, dove ci sono opere, ad esempio una struttura sul turismo, sulla scuola del turismo, c'è un po' insieme un itinerario dove ognuno può andare a visitare e fare questo tipo di percorso. È una scommessa, non è una cosa facile. E poi c'è questa gigantesca struttura qui a fianco, è stata diciamo un centro di sperimentazione, sì, per l'ovini. È stato un centro, un corpo forestale dello Stato che lo ha fatto, che doveva servire ad affiancare gli allevatori negli anni 70. Poi purtroppo ha lavorato benissimo per tutti questi anni. Poi c'è stata questa piccola defaillance con il cambiamento del corpo forestale dello Stato, e quindi e c'è stato questo indirizzo di chiuderla. L'hanno chiusa. C'è un problema con le coperture. Vedi? L'hanno chiusa, noi siamo riusciti a farcela consegnare dall'Agenzia del Demanio con la nostra richiesta. Adesso dobbiamo investire per togliere l'amianto, altrimenti non possiamo utilizzare. Il problema delle coperture d'amianto, avete quantificato a quanto potrebbe ammontare l'operazione? Intorno a 1 milione di euro, però stiamo cercando di fare il fotovoltaico, quindi per poi avere un'economia nella E che vocazione potrebbe avere? Ma la collocazione deve essere polo agroalimentare, quello che è stato detto prima, cioè deve essere non solo un'attività agricola, ma anche di turismo, anche di ricerca scientifica, di tutta una serie di cose che potremmo fare. Sono ospitati capi di bestiame, ma esatto, non... Esatto, ma tutta una serie di cose che potremmo fare. Giovani sindaci del territorio, cosa rappresenta questo progetto organico? Non riguarda solo Castel del Monte, ma anche altri territori. Certo, questo rappresenta la volontà di un territorio di esprimersi come omogeneo, quindi offrire al mondo quello che noi siamo, le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità che ci consentiranno appunto di riprenderci dopo le gravi crisi affrontate per il sisma non solo del 2009 ma anche quelli successivi. E cosa prevede nel vostro territorio invece il progetto?
Beh, nel nostro territorio appunto è sempre una, diciamo, un'offerta di valorizzazione, perché facciamo capire da dove partiamo. Questi sono territori che si sono sviluppati e sono cresciuti grazie alla transumanza, grazie agli armenti. Tutto qui ci parla di armenti e quindi, diciamo, questo luogo rappresenta un punto di partenza che vuole far capire appunto quelle che sono le nostre peculiarità. Si è parlato, ecco, il sottosegretario Crimi ha affermato che bisogna puntare sul turismo, il turismo ha bisogno di comunità. Questi sono territori che purtroppo vivono un fenomeno di spopolamento da decenni oramai. Certo. Ci sono segnali di controtendenza? Segnali di controtendenza dobbiamo iniziarli a creare noi. Qualche cosina c'è dagli ultimi anni. Molto viene anche dalla ricostruzione fisica, che abbiamo detto che sta a buon punto, ma il molto dobbiamo creare adesso, una ricostruzione sociale di questi territori, perché appunto, come diceva il sottosegretario, il turismo sì, ma alla base c'è la società, sono civiltà che hanno creato storia e che devono continuare a creare futuro per questi paesi. Pastore, allevatore, insomma, conosciuto per i suoi formaggi di ottima qualità, ha avuto questo riconoscimento oggi in questo posto che ha rappresentato molto per questo territorio. Questo posto personalmente per me è rappresentato, io ho mosso qui i primi passi, avevo 9 mesi quando siamo venuti in questa azienda, poi l'ho vissuta insieme a mio padre direttamente, poi ho visto crescere questa azienda, purtroppo l'ho vista chiudere e questo di oggi è una scintilla di vita per una struttura che potrebbe rappresentare tante cose per l'attività e per il territorio. Con la pastorizia si può ancora vivere? Con la pastorizia economicamente si può ancora vivere, si può, lo stiamo dimostrando, ecco, avendo lei il conoscimento del formaggio, però è sempre un'attività molto, molto dura, molto, ci vuole gente motivata. Prima ho sentito di pastore bisogna nascere. Forse aveva ragione chi ha detto così. Monica Pelliccione ha oggi presentato la sua ultima fatica letteraria. Ecco, proviamo a raccontarla a chi non sa neanche di cosa si tratta. Ma intanto proviamo a raccontare l'emozione della giornata di oggi. È veramente grande per me, per una serie infinita di motivi, perché per il riconoscimento della Verga d'Argento, che non mi aspettavo e che è una cosa importante che sento veramente, per questo libro che è un omaggio, un tributo ai pastori nel decennale del sisma, nel sessantennale della rassegna ovini di Campo Imperatore, un progetto, come ho detto nel mio intervento, voluto dal sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, a cui ho aderito volentieri, mi ha chiesto questa cosa e ho provato a farlo in un modo diverso, molto poco storico, molto poco cronistico, ma soprattutto poetico. Volevo che trasparissero dalle foto dei due maestri della fotografia, sono due pescaresi, Agostino Di Domizio e Fabio Ballone, e dalle mie descrizioni che accompagnano questi scatti rigorosamente in bianco e nero, dicevo, volevo che trasparissero le emozioni della vita che vivono i pastori, che hanno vissuto nel corso dei secoli. Io ho parlato con loro, ma non ho voluto trascrivere, non sono interviste, sono pezzi di vita vissuta. Nel libro si parla di 300.000 passi, bene, tanti sono 300.000 passi del tratturo Magno che, partendo da Campo Imperatore, da questa piana, arriva fino alle Puglie. Sono 300.000 passi che raccontano la storia dell'Abruzzo interno, la storia dei comuni della Baronia, dello sviluppo dell'Aquila, dell'arte fiorente della lana nel 1400. Ecco, a tal proposito c'è un nesso anche con la vicenda della ricostruzione post-sismica, perché importantissimi palazzi dell'Aquila sono stati realizzati nel corso dei secoli dagli armentari, perché una volta la lana valeva molto. Assolutamente, per chi insomma conosce un minimo la storia della nostra terra sa che lo sviluppo della città dell'Aquila e di tutto il comprensorio si è basato a partire dal 1400 e poi fino al 1700 circa sull'arte fiorente della lana, da qui partivano lane pregiatissime e tessuti pregiatissimi per tutta Europa, quindi l'Aquila deve molto a queste montagne, al Gran Sasso.